No, Salvini che chiede l'intervento del capo dello Stato, insomma, c'è tante cose. Ti faccio avanti. Sentire qualcosa su questo. Ti faccio sentire sentiamo, qualcosa. Sentiamo. Allora, leggo su un giornale locale una cosa meravigliosa, locale, ragazzi miei che ascoltate questa trasmissione. Meravigliosa. Malattie imbarazzanti valgono l'asilo politico. Malattie imbarazzanti valgono l'asilo politico. In commissione. Con certifica, stiamo parlando di immigrazione naturalmente, come d'habitude, come al solito. Te lo traduco dal francese. In commissione. Grazie. Con certificato medico di flatulenza. Di flatulenza. Chi l'ha detto questo? Ti posso assicurare, un immigrato. Dovresti difenderlo, visto che ne soffri di questa roba. Infatti non sto dicendo niente. Tu dovresti difendere questa cosa. Non mi sono espresso. Bisogna dire le flatulenze solo quelle dei padroni. Flatulenze a casa nostra. Adesso chiamerà sicuramente qualcuno che dirà no, perché le flatulenze degli italiani hanno. Noi abbiamo le nostre, dobbiamo tutelare le nostre flatulenze. Ti prego, fammi finire, perché la storia è emblematica di un sacco di cose. Primo, dei permessi umanitari che vengono dati. Ma che giustamente vero? Il signor Salvini, come no, giornale di Vicenza, puoi andare a leggere, tutto ricostruito da fonti della questura, che giustamente il signor Salvini vuole ridurre la protezione umanitaria, avanti tutta, riduciamo la protezione umanitaria, che spesso è una truffa colossale. Però questa è una piccola parentesi, Allora, il caso del nigeriano E. A. Cioè un nigeriano, queste sono le iniziali del nigeriano, è emblematico. Un nigeriano E. A. Punto, sì. E. A. Punto. Si chiamerà Emanuela a non minchia. Lo sappiamo, a questo Quina, è poco importante. A minchia, ma che ne so. È poco importante, è poco importante. Di recente è stato arrestato nel Vicentino e si è ferito mentre cercava di sfuggire alle forze dell'ordine. E fin qui è tutto normale, no? Beh, insomma. Ma abbastanza normale. Anche gli italiani, vuoi che aggiungo anche gli italiani vengono fermati e feriti dalle forze dell'ordine? Lo aggiungo. Essendo beneficiario di protezione umanitaria per motivi di salute, in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici, gli agenti che lo hanno rincorso e catturato si sono preoccupati per un possibile contagio. Sì. Ma la diagnosi del profugo li ha tranquillizzati. E. A. E. A. Infatti soffre di meteorismo e flatulenza. Vabbè, come attesta il certificato medico presentato alla commissione, grazie al quale ha ottenuto la protezione umanitaria per potersi sottoporre agli approfondimenti clinici del caso. Amico mio, questo è andato davanti alla commissione per ottenere la protezione umanitaria e ha detto che soffre di meteorismo e flatulenza. Ma io lo voglio abbracciare, quest'uomo. Hai ragione tu, quest'uomo lo voglio abbracciare fortissimo, è un genio. L'Italia si riesce a truffare anche con poco. Tu vai davanti a questa commissione. Però non mi pare una truffa, francamente. Cioè, hanno accettato il suo motivo. Beh, scusami, se è vero che ne soffre, qualcuno lo ha accertato e ha ritenuto questo sufficiente per dargli la protezione, evidentemente, del suo. Ma io mi rendo conto del fatto che, siccome qui chiamano un sacco di sporcaccioni, dovrebbero come minimo, no, ma dovrebbero appoggiare il fatto che questa persona è stata tutelata nel suo problemino relativo alle flatulenze. Scusa, ma tu hai un problema di scoreggio? No, ma si può anche dire, ma puoi scoreggiare anche in Nigeria. Io non faccio nulla, e chi te l'ha detto che si può fare? E chi te l'ha detto? Magari lì non è possibile.